Per quanto riguarda lo studio della mammella, fino ad oggi noi avevamo possibilità di fare una mammografia e vedere però nel suo insieme la mammella. Con l'avvento del tomosintesi, questa apparecchiatura, come già spiegato in maniera perfetta il dottor Noce, abbiamo la possibilità di suddividere a fettine la ghiandola, come se prendessimo un salame e lo tagliassimo a fette, a fettine. E quindi questo ovviamente comporta una visione migliore, ma soprattutto, ecco, come già ripeto, ha spiegato il dottor Noce, di cercare prendere il tumore nello stato più possibile iniziale. Punto. Io però voglio fare un'osservazione per quanto riguarda il discorso più in generale. Oggi come oggi la medicina è fatta soprattutto di tecnologie.